Voglio farle una domanda. Stamattina i ragazzi ritornano a scuola. Non credo, esatto, non credo non possiate fare a meno di parlare, di raccontare quello che è successo e di dare delle spiegazioni. Ma se un ragazzo dai banchi si alza e le chiede: professoressa, che cosa sta succedendo? Perché sta succedendo tutto questo? Lei che cosa gli risponde? Guardi, immediatamente è stata pronunciata la parola siamo in guerra, una guerra non convenzionale, e la reazione immediata, puoi immaginare, è stata di rabbia, di indignazione, però ovviamente a freddo, 2 giorni dopo, ma anche là, nelle prime ore, quando eravamo in albergo, insomma, bisognava riconsiderare la cosa perché è ovvio che bisogna parlarne e arrivare ad evitare le radicalizzazioni, le estremizzazioni, insomma, proprio quello che si dice, che avete detto anche durante il telegiornale, ma che si dice di evitare di trasformare questi atti in una guerra di religione, perché l'aspetto religioso è quello più pericoloso, insomma, può portare dei fanatismi anche da parte nostra, insomma, non è facile chiaramente, ma d'altronde la scuola serve anche a questo, a Vero. esercitare uno spirito critico, insomma, e Verissimo. Professoressa parlarne Cassader, sicuramente. lei i ragazzi sono tranquilli adesso, i ragazzi hanno superato, vi siete imbattuti anche proprio nella gente che scappava, nella gente che alcuni addirittura si racconta, poi professoressa purtroppo a volte si ingigantiscono un po' le cose, pare che voi abbiate incontrato in metro i primi superstiti di questa strage, gente che scappava, che si metteva, entrava in metropolitana e raccontava, iniziava a raccontare quello che aveva visto. I ragazzi sono tranquilli, stanno superando anche psicologicamente tutto questo. A Parigi, tra l'altro, oggi è prevista proprio la presenza degli psicologi nelle scuole. Questo già è un segnale importante che purtroppo la dice lunga anche sullo stato di difficoltà che vivono i ragazzi. I suoi ragazzi, i nostri ragazzi, come stanno stamattina? Ma sono tranquilli i ragazzi, le dirò. Dopo la notte passata sulle scale delle camere a parlarne, insomma, hanno avuto come tutti una reazione diversa uno dall'altro. Quella che piangeva, quell'altro Certo. che giocava a carte, quella che vedeva la televisione, insomma, ognuno di noi reagisce in modo diverso, però tutti su e giù per le scale, con le televisioni francesi aperte, col collegamento fisso con l'Italia, con i genitori, con Certo. i siti internet, eccetera. Però io li ho sentiti anche ieri alcuni, ma sono tranquilli i ragazzi, Beh, professoressa, sono tranquilli anche perché hanno avuto due grandi, posso dirlo, due grandi sostegni, che siete lei, che lei, Annalisa Cagnoli Cassadera, e il professor Rota Sperti che li ha accompagnati. Noi vi ringraziamo davvero di cuore, professoressa, e veramente siamo con voi, davvero. Se poi avremo nei prossimi giorni la possibilità di incontrarci, mi farebbe davvero molto piacere.